fascismi di ieri e di oggi. La chiusura, la ristrettezza mentale, l'ignoranza, l'esclusione, l'incapacità di mediare e di trovare soluzioni condivise, questo di per sé è già fascista. Sicuramente ci sono, come ci sono, nuove espressioni di nazismo. Vedere che la graniticità delle idee è pari all'assoluta ignoranza di quello di cui si parla. Si sono rinnovati, io ho questa idea, esistono i problemi. Speriamo di tenerli sempre a bada. Non esiste più il fascismo. Non esiste. Di tutte le direzioni politiche. Una mancanza di dialogo e di rispetto per il prossimo. Io ho parlato con i ragazzi quando vado nelle scuole, ragazzi che mi fanno mettere a piangere a me, ma quando vado a parlare con i grandi dice sì, va bene, ma non cambiano, tutto lì.